Auguri, buon compleanno al bomber Stefano Rebonato. Buonasera Stefano. Ciao, ciao a tutti, grazie mille degli auguri, Ciao. ciao. Non diciamo quanti anni compi, no No, lo Stefano? 25, 25, 25, 25, ben portati. E naturalmente al tuo fianco, perché l'avevo visto nella finestrella, Giacomo Di Cara, che era giovanissimo in quella stagione. Giacomino. Ciao Stefano, tanti auguri, ma Ciao. è un'emozione, guarda. Ciao Giacomo, bei momenti abbiamo passato Belli, assieme, dai. belli, belli. Ma poi Bene. guarda, ogni volta mi danno queste emozioni perché io rivedere Guarda voi. io cosa c'ho ancora, guarda. Grande, Questo grande. io ce l'ho sempre nel cuore, non c'è niente da fare. Pescare è tutto. Sono 21 gol senza rigore. Beh, soprattutto il mister è stato quello che secondo me mi ha dato un attimo di più coraggio, più di credere in me stesso. A Genova io mi ricordo che dovevo essere trasferito alla seconda partita di campionato, avevo ancora qualche chance di andare via. Invece Galeone si rifiutò, ha detto: se mandate via Stefano, io oggi non vado al campo neanche a Genova. Mi prese da parte, mi ha detto: guarda, io credo in te, io la squadra la costruisco intorno a te e tu vedrai che farai minimo 20 gol. E così Mai è scelta stato fu più bravo. azzeccata, dobbiamo dire, a distanza di tanto tempo. Dicevi bene poc'anzi, perché la sconfitta col Modena in casa poteva sembrare rovinosa in quella fase delicata del campionato, perché era sul finire della stagione 1-2, doppietta di Sauro Frutti e tu segnasti il Sì. ventunesimo gol in campionato. Poi arrivarono due pareggi esterni, se non vado errato, contro Messina e Pisa. Sì, abbiamo pareggiato 2-3 in 2 trasferte, poi diciamo, abbiamo vinto di nuovo in casa, ci siamo rimessi in carreggiata e poi insomma, era tutto nelle nostre mani. Non potevamo buttare via un campionato dove ce lo siamo costruito partita per partita. 21 giugno 1987, vediamo il gol che decise quel match, il Parma di Arrigo Sacchi, Giacomo Di Cara che imposta l'azione. Io avevo una fortuna che sapevo che quando io uscivo dall'area e andavo incontro, o Bosco o qualcun altro doveva inserirsi alle mie Perché spalle. tu Io lì sapevo, l'hai toccata tu, no? io l'ho toccata assieme al difensore, un po' insieme, è stata un po', lui mi ha anticipato un po', però io mettendo il piede davanti sono riuscito un po' a controbattere, è andata la palla. Roberto ci ha creduto, poi è stato bravo lui che ha calciato sul piede sbagliato perché di sinistra Sì. non è sul piede, però non potevamo non andare in Serie A. Guarda quanta gente c'è, Mamma mia, c'erano già. da C'era pieno lo brividi, stadio da ancora 3 ore brividi. prima della partita. Ma incrociavi Goldex, con una insomma. naturalezza incredibile, eh? Sì, difatti anche il mister mi diceva che avevo una mobilità di piede mancino che era forse anche esagerata. Cioè, su palla dritta o piede dritto riuscivo a cacciarla sul palo lontano solo col movimento della caviglia, senza mettere neanche tanta potenza. Hai un rimpianto? Rimpianto di non poter aver fatto la Serie A col Pescara. Questo ce l'avrò sempre, per esigenze Di societarie, bilancio, sì. d'accordo, andavo in una grossa società come Fiorentina, con giocatori come Baggio, come Diaz, Berti e tanti altri. Però Sì. aver provato la sensazione di indossare la maglia numero 9 a Pescara in Serie A, penso che era una cosa che volevo provare. La gente di Pescara ce l'ho nel cuore, non c'è niente da fare. Ancora oggi ho ricevuto, penso, più messaggi da Pescara, anche se ho ricevuto tanti altri messaggi, ma Pescara, grazie a una tifosissima, una certa Sara D'Amico che ha mosso tutto quanto, questo è un orgoglio, anche se non conosco queste persone, ma è una grandissima emozione, una grandissima soddisfazione.